l'ultima data significa un'unica cosa, che saremo non professionali. Proprio questa, yes, la buttiamo fuori. Però una cosa seria ve la voglio dire, e la cosa seria è questa, e vale per tutto il concerto. Se sapete cosa cantare, cantate con noi. Se sapete cosa urlare, urlate con noi. Se non sapete cosa cazzo fare, urlate e basta. Addio agli amici più grandi, a tutta la terra, a chi ho perso per strada.
sembrava che avesse, come dire, dei margini più gestibili. Invece quel cazzo mai, quel cazzo mai. Posso fare una domanda? Ah, c'è già un cerchio della morte? Volete distruggere il futuro persone lì di mezzo? No, ma non c'è bisogno. Se volete anche non provocare dei dolori ossei alle altre persone. Ma se volete, comunque, fatelo. Me ne frega, cazzo. Volevo dirvi solo questo. Quanti di voi... A me piacciono le statistiche, c'è un po' sta fissa matematica. Quanti di voi hanno già visto dal vivo questa band Strozio? Merda, per quanti la prima volta? Cazzo. Beh, sappiate che è strano che è strano come concerto di Fasca. Non mi sembra proprio un concerto di Fasca canonico, questo voglio dire. Perché questo concerto qua parla di due dischi che abbiamo scritto 12 e 10 anni fa. Ci sono dei dischi per noi molto importanti e i Fasca che l'hanno scritti, è difficile da spiegare questa, cerco di metterla così. Quello che state ascoltando adesso, le canzoni che state ascoltando adesso, sono i Fasca di 10-12 anni fa, ma sono i Fasca di oggi e sono i Fasca che saranno domani e dopodomani nel nostro futuro. La stessa cosa, perché è molto difficile da spiegare da dentro, ma da dentro funziona così. La musica tanto bene coincide con l'età che hai, coincide con le esperienze che fai e coincide con la persona che diventi. Almeno per noi, perché le nostre canzoni del cazzo, noi ci abbiamo messo un'unica cosa, che è l'anima, che è il cuore, che è la testa, che è il pensiero. Questa è la prima cosa seria da dire. Seconda cosa seria da dire. È l'ultima data del tour. Cazzo. Abbiamo cercato di fare una cosa, di raccontare come si fanno le cose piano piano, che è una roba un po' dimenticata. Le cose si fanno piano piano, certe volte va bene, certe volte va di merda. Di sicuro se non fai non ottieni. E quindi questo ci ricorda che andare in giro per un mese, non dormire un cazzo, fare 100 milioni di chilometri, raga, abbiamo fatto tanti chilometri, 18.000 credo, 18.000 chilometri in un mese, è una roba molto stancante, ma anche estremamente redditizia, anzi estremamente importante da un punto di vista psicologico, perché ti rendi conto che più investi su te stesso, più investiamo su noi stessi e più otteniamo qualcosa, che è nello specifico un bellissimo concerto a Zurigo. Grazie per essere qua. Tutti i chilometri li rifacciamo domani per voi. Grazie. Due ultime robe, velocissime. La prima è questa. Noi l'abbiamo fatti da soli. Eravamo in set. E non la ringraziate per un tour intero, ma quest'oggi io la ringrazio. Chi ci ha gestito è Michele Montesi. Fate la parte. Se avete visto per quale motivo, come cazzo eravamo vestiti, cosa facevamo, eccetera, eccetera. È il Boso. Lei è una persona meravigliosa, io vi auguro di incontrare una persona così bella nella vostra vita. E se avete sentito bene, c'è una persona che spippola, che alza, che abbassa, che tocca tutti quei cosi strani fatti di elettricità. E allora un applauso enorme, magnifico, a Roma. Amici, è stata un'avventura tosta, è stata un'avventura veramente stronza, ma io non la dimenticherò mai, quindi grazie per averci dato stamattina. Io le voglio bene come se foste i miei fratelli. E l'ultima cosa è questa: vorremmo dire da dove veniamo
e come ci chiamiamo. Ma questa volta il vostro applauso significherà una cosa, no? Frasco, come siete, come vi chiamate? Ci è piaciuto il vostro concerto, ci piace la vostra musica, vi vogliamo bene, torneremo ad ascoltarvi. Tutto questo lo potrete fare con un applauso dopo questa frase. Quindi io ve lo chiedo per favore, perché per voi un applauso per noi è la vita, per noi è l'impegno di un mese intero di grandi fatiche. Vado. Non so manco come mi chiamo, ma so il livello psicologico di stanchezza che è. Però io voglio di sta frase, dai, vi prego. Frotta, dove cazzo sei? Ci sei? Ok, se stava a scaccolare. Fermo. Salve a tutte. Noi siamo i Fast Animals and Slow Kids, veniamo da Perugia.
Yes, she's giving it.